Buonasera. Stasera parliamo con il candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo, il dottore Pino Bianco, che vi ricordo è candidato con il Partito Democratico, ma anche con altre liste come quelle che insieme all'UDC hanno creato anche le liste civiche con appunto i cittadini che hanno pensato di sposare questo progetto. Quindi è un progetto che parte sì da una connotazione politica, ma che si apre alla cittadinanza. E il dottore Pino Bianco, come sapete, visto che siamo in conclusione, come tutti avrà il suo momento di chiusura di campagna elettorale e, ve lo ricordo prima che cominciamo, lo farà alle ore 19:15 il 23 di maggio, che poi è una data importante perché è una data che ricorda purtroppo quello che di grave è accaduto in quell'anno, quando appunto Falcone e la sua scorta venne trucidata saltando in aria in quel modo, come sapete, da Cosa Nostra. Quindi 19:15, Piazza della Repubblica, venerdì 23 maggio con il dottore Pino Bianco. Potete andare, così ascoltate, sentite quello che dice, potete parlare con lui e farvi le idee più chiare prima della pausa di sabato per poi domenica andare a votare. Vi ricordo anche che si vota per un importante momento che è quello delle europee e quindi state attenti, votate anche per questo. Vi dico anche che c'è una bella notizia, che probabilmente dal prossimo luglio i test in medicina verranno aboliti. Il ministro sta pensando di fare un discorso tipo quello francese, dove appunto viene premiata la meritocrazia, e mi sembra giusto e anche mi sembra ora. Dottore Bianco, abbiamo momenti importanti da ricordare, perché abbiamo intanto quello con Renzi quando è venuto qualche giorno fa a Palermo, dove lei era con lui e si è parlato dell'importanza del voto di Mazara, si è parlato dell'importanza del voto degli europei, e anche recentemente hanno ribadito con forza che bisogna vincere, che il Partito Democratico vuole vincere in tutte le competizioni elettorali che sta affrontando anche sul piano comunale, amministrativo. E cosa di quei momenti, cosa l'ha affascinata di più, quali sono state le emozioni, ma soprattutto quali sono stati i discorsi nei quali si è meglio ritrovato anche per guidare una città importante come Mazara del Vallo, molto spesso sottovalutata in provincia? Buonasera Patrizia, e vorrei partire dai test di medicina. Ecco. Sì. Sì, no, voglio partire da lì perché io mi sono iscritto all'università nel 1977, in cui non c'erano test di medicina, eravamo 1300-1400. E andare a lezione era un'impresa, e bisognava andare al mattino presto per poter prendere un posto utile. L'Università di Palermo, dove io ho insegnato, vi ricordo, negli ultimi 10 anni, sempre nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, allo stato attuale non è assolutamente nelle condizioni di poter ospitare, non ha le aule per poter insegnare a tutta questa gente, non ha neanche il personale docente per poter insegnare a questa gente. Quindi io sono per la liberalizzazione, per la meritocrazia. Però questo dovrebbe essere, a mio parere, una decisione che va presa nel momento in cui venga fatta un'attenta verifica di quelle che sono le disponibilità, innanzitutto degli Atenei, le disponibilità dei docenti, dopodiché è bene aprire a questo, perché non vorrei che tutto diventa una tragedia. Però siccome... Perché, ti dico Patrizia, in quegli anni noi abbiamo... Uno sfoltimento naturale. Sì, poi. Sì, ma in quegli anni infatti noi abbiamo selezionato la classe di medici nelle materie del primo e del secondo anno, cioè così. Chimica, fisica e biologia. Molta gente non ha cambiato facoltà perché non riusciva a superare quegli esami. La domanda è possibile che allora uno deve diventare un bravo medico, un cattivo medico, o addirittura non diventare un medico perché non ha superato un esame di fisica al primo anno? Punto di domanda. Io ponevo solo questa questione, è un problema importante, un problema serio. La liberalizzazione, la meritocrazia per me sono valori
assoluti, però non è semplice portare avanti questo ragionamento. Però è anche ingiusto il fatto che dei test possono stabilire che non sono poi specifici, perché non vanno a guardare bene le attitudini del soggetto. Molto spesso i ragazzi vengono bloccati non tanto nelle risposte di chimica, io ho visto anche mio figlio che in chimica, biologia, risposte tutte esatte, ma magari viene bloccato in matematica o in alcune di logica che hanno una logica che non è tanto logica. Io capisco che quando si mettono in campo soluzioni che investono grandi fette di popolazione, la soluzione ideale non esiste. Allora, ciò detto, passiamo al motivo per il quale noi siamo qui. Allora, è ricordato che il 23 è una data triste, storica, triste, perché appunto corrisponde a Falcone, quindi la strage di Capaci, e noi sicuramente ricorderemo questo momento durante il comizio di chiusura. Perché? Perché la Sicilia deve a persone come Falcone, come Borsellino, come Costa, come Chinnici, esatto, e come Boris Giuliano, Rosario Livatino. Purtroppo l'elenco è molto lungo, avremmo avuto tutti piacere che l'elenco era molto 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 più stretto, anzi che non ci fosse nessun elenco. Perché questi si sono sacrificati per noi, non ce lo dimentichiamo. Sì, infatti, perché la mafia... voglio dire questo, che ci sarà il film che ricorda appunto Borsellino, che subito dopo, voi sapete, a luglio, purtroppo il 19 poi luglio salta figlia. Anche lui. Salta anche lui in aria, quindi ricordiamoci che questi sono morti perché in Sicilia c'è un problema, esiste un problema che è la mafia. Quindi non è che perché nessuno ne parla, se ne parla poco, il problema non esiste, è un problema di attualità estrema, anzi pericoloso perché se ne parla poco, perché quando si parla poco delle cose io sono sempre più preoccupato. Quindi, perché la mafia si è inabissata. Si è inabissata. Però sta ben dentro strutturata. Dei colletti bianchi, la mafia sempre più nei vertici, e quindi insomma quel giorno tutti dobbiamo fare un momento di riflessione, ma da lì partire per fare una riflessione che dura 365 giorni, perché le ricorrenze ci devono servire non tanto per quel giorno parlare di quel problema, ricordarlo e poi l'indomani la sera andarsene a letto e l'indomani mattina dimenticarsi tutto, ma deve servire per riaccendere come dire, la fiamma dell'antimafia, la fiamma della legalità, tema al quale io sono molto molto legato. Renzi è una straordinaria persona, è una straordinaria persona che partendo da laddove voglio partire io, cioè dal fare il sindaco della propria città, è arrivato dove è arrivato. Non è che io voglio arrivare dove è arrivato Renzi, non è questo il punto, ma quello che vi voglio dire è che oggi tutto parte dalla politica che viene fatta a livello dei comuni. Quindi di base. Ricordiamo che Crocetta è stato sindaco di Gela per 10 anni, Graziano Del Rio sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, fatto per 10 anni il sindaco di Reggio Emilia. Quindi oggi tutte le personalità che oggi stanno cercando di cambiare veramente il paese, la Sicilia, e partono dall'esperienza dei sindaci. Quindi questo è per noi un esempio. È un'esperienza per noi. E guarda Patrizia, è l'esperienza più straordinaria, perché è oggi, è a tutt'oggi l'unica che ha un'elezione diretta ed è l'unica che oggi si interfaccia direttamente con i cittadini. Non ci sono filtri, non ci sono barriere, tranne che quando qualcuno mette uno staff a protezione. Quindi a parte quelle circostanze il rapporto è assolutamente diretto. Lo staff può andare bene, però per aiutare, per coadiuare. No, ma non per voglio polemizzare su questo, no, assolutamente, era semplicemente una battuta. No, è una battuta pertinente. È una battuta. Sì, poi chi vuol capire capisca, insomma, ecco, è una battuta e tutte le battute hanno la loro, come dire, il loro significato ed altro. Quindi il sindaco perché ti mette in contatto, quindi poter avere l'onore, ecco, di... Innanzitutto Renzi io l'ho conosciuto tanti anni fa, quindi non è una conoscenza d'oggi, ma potersi confrontare con chi da quell'esperienza sta cambiando l'Italia, allora per noi che vogliamo fare questo è un punto di riferimento straordinario. Con Renzi di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di Mazara. Io gli ho strappato una promessa di avere a cuore questa città, ma non perché io sarò sindaco, perché io posso pure non essere sindaco. Ho chiesto lo stesso a Renzi
di tenere in grandissima considerazione Mazara, Mazara perché Mazara è una città che merita grande attenzione. Mazara è qui, è sul canale di Sicilia, è l'ultimo avamposto dell'Europa, e Mazara ha una integrazione da definire, da completare con una comunità importante che ci deve e ci riguarda tutti. Mazara è davanti o sulla costa del canale di Sicilia, dove passa il più alto numero, il più alto traffico di navi commerciali, quindi Mazara è candidata naturalmente a diventare un porto commerciale di interesse nazionale. E a tutte queste mie sollecitazioni Renzi, come se poi lui le sapesse già, ecco la cosa straordinaria pure di Renzi, è stata anche questa, ha preso un impegno formale che nei prossimi mesi, e lui sarà a Mazara, verrà a Mazara, perché vuole con la sua presenza e con la sua soprattutto voglia di fare, trasmetterci ecco, questo senso dell'operatività, che darà un'ulteriore scossa a Mazara, darà un'ulteriore scossa al territorio, perché noi meritiamo ecco, di fare di più e di poter dare il nostro contributo anche non solo alla Sicilia ma all'Italia intera. Infatti Renzi tra le altre cose ha detto: ogni 3 mesi starò in Sicilia, ma non soltanto in Sicilia, starà anche in Campania, starà anche in Calabria, perché sono i 3 punti nevralgici del paese che lui intende seguire per tutta una politica che non è soltanto antimafia ma anche una politica sociale per un rilancio. Anche Patrizia, lo abbiamo sentito, sono state rimandate indietro 183 miliardi di euro. Infatti, questo noi non ce lo possiamo permettere, cioè dire noi non indietro possiamo... Indietro all'Unione Europea, per chi non l'ha sentito. Sì, sì, 183 miliardi di euro nella Comunità Europea che noi puntualmente non riusciamo ad utilizzare. E allora Renzi giustamente non si può far capace ecco, di una situazione simile del genere in un territorio dove questi soldi ci vengono dati perché siamo ahimè sottosviluppati, ecco, non propriamente sottosviluppati. Comunque, ma semplicemente per avere con i telespettatori intenderci facilmente, e quindi abbiamo grandi risorse disponibili che non riusciamo ad utilizzare. Ecco la necessità, come mi si chiede cosa farò nei primi 100 giorni, ma sicuramente quello di istituire il miglior ufficio possibile, con le migliori persone possibili, con le personalità come dire, più preparate e competenti in questo ambito, perché noi dobbiamo intercettare una buona fetta di questi soldi, perché la ripresa della marina, dell'agricoltura, del turismo e di tante altre cose, anche dei progetti scolastici, dipende dalla capacità che noi abbiamo di saper intercettare questi finanziamenti. Oggi c'è sintonia con Renzi, c'è sintonia con Crocetta, e d'altra parte non è che loro senza un sindaco di centro-sinistra non parteciperebbero, assolutamente no, ma è chiaro che quando normale, si cammina con le stesse idee si cammina quando nella si va nella stessa direzione, e se due parlano la stessa lingua si intendono prima. Esatto. Se si parla uno l'inglese, uno l'arabo e l'altro l'italiano, ci si capisce pure, ma magari c'è bisogno di un interprete, ecco. Quindi parlare un po' di tempo si perde, nella traduzione a volte si rischia pure che qualche cosa non venga detta così chiaramente come invece non è stato. E l'abbiamo visto in una problema di magistratura recente. Quindi ecco, il parlare la stessa lingua ci permette di capirci. Mercoledì è qui con noi Davide Faraone. E Davide Faraone, che è il braccio destro di Renzi, una delle persone che ha creduto in lui prima di ogni altro. Che noi abbiamo anche già intervistato insieme con te. L'abbiamo già visto, è un mio caro amico, ma non è che è mio caro amico perché, scusate, andiamo a mangiare la pizza insieme che abbiamo pure fatto, insomma non è tanto questo, è un mio caro amico perché parliamo la stessa lingua, perché ci mettiamo in discussione per la stessa progettualità, per la stessa finalità, cioè dire quello di utilizzare finalmente la politica come strumento di beneficio nei confronti della gente, sembra una parola e non lo strumento politico, sembra come una cosa, sembra quasi una cosa, una pazzia, e quindi e finalmente evitare che dalla politica i più ne possono avere dei benefici e dei vantaggi
personali, come chi va saltellando di qua e di là, chi qualcuno secondo me a volte si comporta un po', sai il virus, no? Il virus sai cosa fa? Il virus infetta un organismo, lo utilizza per replicarsi, dopodiché l'organismo muore e lui ne infetta un altro. Ora mi pare che qualcuno si va spostando con questo meccanismo, insomma, con questo meccanismo di assorbire risorse ed energie dopo averle prosciugate, e allora andiamo alla ricerca di qualcos'altro. Ma noi abbiamo i soldatini che... Ma no, non lo so, dico io no, penso... No, i soldatini che rimanendo in medicina, che sono i globuli bianchi... Io penso che la gente ha capito, insomma, chi è che oggi si comporta un po' da virus, no? Quindi... è chiaro, tra l'altro a tutti i livelli non è che se ne fa non è che se ne fa mistero, ecco, questo lo si deve riconoscere, che il virus si fa riconoscere, cioè è evidente, si sta proponendo da virus, quindi attenzione virus, se lo conosci lo eviti, se lo conosci lo eviti, cioè dire, non si fa nulla per nasconderlo, questo quantomeno va. Chi è che oggi ha promesso questo mondo e quell'altro, dico, non ha mantenuto le promesse, è evidente, cioè dire, non è che può, si può continuare a dire, si può continuare a vendere una realtà che non è. È proprio, insomma, questo che ha sfiduciato le persone, e secondo me una delle battaglie più importanti di questa campagna elettorale è proprio riassorbire il mondo dei giovani, che anche quando condividono di andare a votare, non parlo di quelli che proprio sono avulsi e quindi pensano non vado nemmeno a votare, di non fare un voto di protesta che non ha la proposta in sé e che quindi rischia di essere un voto perso, ma di fare, di guardare bene a chi il cambiamento lo intende fare e quale tipo di cambiamento ci propone. Patrizia, penso, no? I giovani hanno ragione. E lo so che c'hanno ragione. Hanno ragione da vendere. Noi dobbiamo dimostrare che il motivo per il quale i giovani si sono allontanati dalla politica e dicono siete tutti gli stessi, esatto, e oggi non ci sono. Cioè dire, noi dobbiamo smontare alle basi questa idea. E dire, non se è siamo vero. Capaci, allora i giovani si riavvicineranno, se non siamo capaci, li abbiamo persi per sempre. Abbiamo persi definitivamente. Quindi i giovani, ripeto, hanno avuto e hanno mille ragioni ad essere diffidenti, ad essere, perché troppe volte, pur nonostante e con la loro giovane età, sono state vittime, ecco, sono state vittime consapevoli di promesse non mantenute, di prospettive, di quant'altro, e quando vedi questo avviene a 18, 20, 22 anni, 25 anni, tu rimani segnato per tutta la vita, eh? Cioè dire, chi perde il lavoro a 50 anni, a 60 anni, e ovviamente ha alcune genera alcune depressioni. A chi invece è stata data la promessa del posto di lavoro a 20 anni e non l'ha avuta, vedete che ne genera ben altre di depressione. Di più pericolosi. E direi di sì. Di più pericolosi, perché sono poi devastanti e si rischia di andare non solo nella devianza, ma anche nella delinquenza più pericolosa. No, che sembra un argomento fuori, no, invece è, non è assolutamente fuori. È un argomento importante. È un argomento importante. E allora, come sindaco Pino Bianco, che... pensa di realizzare in questa città, partendo dalle piccole e poi le grandi cose, perché ci sono qualcuno che dice ma noi dovremmo fare le piccole cose perché la gente ha bisogno di strade, di acqua, sì, di luce, assolutamente sì. Però non c'è, ma questo mi sembra talmente basilare, ovvio. Patrizia, abbiamo scritto un programma completo, credo, bello, esaustivo, ecco. Ma devo dire che ho letto anche i programmi dei miei colleghi, non avversari, colleghi, competitori, amici, bello che, questa cosa, perché amici che si vogliono cimentare anche loro per raggiungere appunto questa ambita meta, insomma, chiamiamola come si vuole, e io li adotto tutti i programmi, sono tutti belli, sono tutti scritti anche in buon italiano, devo riconoscere, non ci sono grosse sbavature, quindi sono stati curati in tutti gli aspetti, ma è carta straccia, è carta, sulla carta noi possiamo scrivere qualunque cosa, io posso descrivere
un intervento chirurgico nel migliore dei modi, straordinario, me lo levo qua, metto qua, levo questo, levo quello, però poi tutto questo lo porto sul paziente, il paziente esce dalla sala operatoria bene, dopo 10 anni sta bene, allora era tutto vero. Se no era qualcosa che era scritto sulla carta, la strappiamo, la buttiamo via. E allora questo è quello che noi dobbiamo fare. I programmi che ben vengano, la programmazione è fondamentale, però io penso che noi dobbiamo cimentarci realmente con le cose da fare. Le cose da fare noi le possiamo fare di due ordini di grandezze. Le piccole cose, che sono quelle di impatto immediato, che hanno, come dire, sulla gente un beneficio proprio tangibile e un pochissimo. Ne abbiamo elencati tanti, ne abbiamo detti tanti, le buche, queste buche non se ne può più, le strade, il turismo che non decolla, quindi si possono fare piccole cose. Vedete cosa ha fatto San Vito Lo Capo con il couscous, no? Con il couscous è riuscito a farla diventare, diciamo, da un couscous che noi magari forse facciamo ancora più buono di quello che fanno loro, no? E sono riusciti a, si sono inventate una qualcosa che adesso sta diventando di livello internazionale. Quindi non è che ci vuole poi chissà che cosa per fare, quindi perché non le facciamo pure noi questi festival? La pasta con l'aragosta fatta per esempio dai mazzaresi, che è una delle tradizioni più antiche, pasta con l'aragosta in brodo, attenzione, in brodo. Lo so. Bene, con lo spaghetto. A Marsala c'è una trattoria che la fa benissimo. Lo so. Sì, ma l'avete copiata dai mazzaresi. Oh, io non sono tu, quelli di Marsala. Ecco, insomma, rivendichiamo quantomeno un po' di orgoglio mazzarese con lo spaghetto rutto, ecco, diciamolo francamente, questa è una cosa sulla quale noi possiamo fare, secondo me, il miglior festival del mondo, perché verrebbero da tutte le parti del mondo a mangiare questa pasta, che credetemi è più buona del a mangiare nello stesso tempo, quindi poi sì, a vivere il territorio, e poi li facciamo dormire qua, e poi gli facciamo vedere il satiro, e poi gli facciamo vedere il centro storico, che deve essere migliorato, perché sennò qualcuno dice, mi è piaciuta una battuta che è stata fatta sullo spot che ho fatto io, no? Dice, tempo fa io non potevo girare quello spot perché per esempio il lungomare non era in queste condizioni, ma se avendo queste bellezze si possono fare spot ancora più belli, cioè dire, questi io li considero semplicemente dei punti di partenza. È chiaro che io lo spot non l'ho fatto al fiume dove ci sono quelle barche che ora sono state rimosse e dove la spiaggia sta arrivando pure dentro al Porto Canale, perché ci sono dei punti in cui la spiaggia, praticamente il fondale affiora, cioè le barche sono arenate. Quindi io quello ho evitato di metterlo nello spot. Cioè, ma si potrebbe prendere la bruttura, la bellezza. Certo, oppure i depositi di Eternit. È già un'idea importante. Certo. Dico, i depositi di Eternit lasciati un po' da tutte le parti, io non è che li ho voluti mettere nello spot, io ho fatto uno spot propositivo. Perché? Perché Mazara è bella, ma non è che è stata abbellita da nessuno. Mazara è bella perché è bella, insomma. Perché noi, il Padre Eterno, diceva. Il Padre Eterno appunto ce l'ha data. Quindi, allora, le piccole cose per arrivare poi alle grandi, ai grandi progetti. Grandi progetti che io vedo, però, ripeto, io faccio il medico e così da medico, insomma, anche abbastanza, di una specialità abbastanza complessa, e pensare al terzo ponte che possa collegare i due lungomare, questo sicuramente è una delle cose più straordinarie che si possa pensare in termini di viabilità, di bellezza e di rivalutazione della sopraelevata, che veramente diventerebbe la via di entrata ed uscita per la città, perché se tu la sopraelevata arrivi poi al lungomare Fata Morgana e poi devi riandare per la via Luigi Vaccara, riattraversare il ponte, e praticamente c'è sempre il collo di bottiglia, quindi insomma non so fino a che punto sia utile. E oppure il mio sogno, spero il sogno dei mazzaresi, perché non è che è un sogno mio, non è che è quello del grande porto commerciale, le navi passano davanti, vediamo di bloccarle e fare Mazara un hub, un mozzo dal quale poi si può nuovamente spedire per altri distretti e territori dopo opportuna lavorazione di alcune merci. Quindi questo cambia la storia di Mazara del Vallo. E poi dedicarsi non come si è fatto fino ad oggi, perché se il lavoro di tutti questi anni sulla marina è stato così importante
e oggi abbiamo questa situazione, io direi che qualche cosa non ha funzionato, perché se tanta gente se ne è occupata, qualcuno dice con grandissima professionalità e conoscenza del problema, e il risultato è questo, cioè il paziente è morto. Fatta la grande operazione, il paziente è morto, non è stata una grande operazione. Quindi se l'operazione di tutti questi operatori è stata quella di consegnarci una marina in queste condizioni, evidentemente qualcuno si assume la responsabilità. Che a Mazara, per esempio, c'è un problema delle quote tonno, no? Lo sai questa cosa delle sì. quote tonno? Cioè, è una cosa spaventosa. Cioè Marsala e Trapani hanno le quote tonno. Io sono stato ad un incontro con l'assessore regionale alla pesca e all'agricoltura, e agricoltura veramente pesca, e si è parlato di quote tonno, e parlavano di questo il sindaco di Marsala con pescatori di Marsala e di Trapani, che Mazara non potesse partecipare a questa discussione. L'ho trovata una cosa spaventosa, perché noi non abbiamo fatto la richiesta. Ma quindi per mancanza di richiesta, sì, incredibile. Sì, noi non siamo entrati nelle quote, che poi la Comunità Europea ne distribuisce di 1800 tonnellate, di 1800 tonnellate di tonno, ne distribuisce 1500 in Campania e soltanto 300 in Sicilia, quello è un altro problema. Ma c'era la sindaco Adamo che dice andiamo a Bruxelles e andiamo a vedere di modificare questa cosa, e noi che cosa, manco possiamo partecipare. Allora noi chiediamo, ecco allora l'aggancio con l'Europa, una immediata ridiscussione delle quote tonno, perché i pescherecci che hanno Mazara, la flotta mazzarese può ulteriormente arricchirsi di un ulteriore tonno, ce n'è nel Mediterraneo una quantità straordinaria, non si riesce manco a pescarlo, ce n'è così tanto, e noi siamo qui, ma siamo impazziti, e adesso vengono, oppure il riccio di mare, può essere mai che noi non siamo... Che buonissimo, cioè non siamo riusciti a mettere in piedi una di queste denominazioni comunali, i cosiddetti DECO, no? Che permettono una lavorazione e farne un prodotto di qualità del nostro territorio, cioè di Mazara del Vallo, e quindi ci sono quattro barche in questo momento, che sto studiando tanto, quindi attenzione. Ci sono delle barche che fanno questo tipo di pesca, pescano questa cosa, non si capisce. Finalizziamolo, cioè facciamone un marchio nostro e lo venderemo ad un prezzo molto più alto, perché ci sarebbe un mercato praticamente controllato. Signori miei, ma quante cose si possono fare che non facciamo e che non mettiamo in campo? Ecco, questo è quello che vi propone Pino Bianco. Bene. Queste sono cose interessanti, perché mi è sembrata una proposta molto intelligente, in quanto, come avete potuto capire, non ha parlato così in senso aleatorio di quello che si potrebbe fare, le facciamo le cose per il mare, e si è detto con precisione, pasta con l'aragosta, quindi dare un valore al tipo di pasta tipicamente del territorio che apre il turismo, ma si è parlato anche di riccio che apre il turismo, ma che dà anche una connotazione tipica al territorio, perché appunto la pasta con i ricci, per esempio, è favolosa, così come si è parlato del tonno, che come avete sentito è scandaloso il fatto che magari ci sono due comuni come Marsala e come Trapani che se ne stanno interessando fino andando alla regione Sicilia per dibattere il tema e avere conto e ragione. E Mazara, che è una città riconosciuta con la sua flotta peschereccia più antica e con il suo valore da questo punto di vista, che non fa niente, e poi qualcuno ha l'ardire di dire voglio fare le cose per la pesca, e fino adesso cosa fa? Poi che fa? Mettiamo mani all'agricoltura? E mettiamo mani all'agricoltura. Anche lì, in occasione di questo incontro, cioè, è mai possibile che non c'erano... Mazara ha un territorio agricolo... grande, esteso, cioè è possibile mai che non c'erano rappresentanti dell'amministrazione a questo incontro con l'assessore? Cioè, è mai possibile che il non condividere un governo significa escludersi dalle discussioni che poi hanno le ricadute sui mazzaresi? È possibile perché i soggetti fanno la differenza. Sapete che è importante votare anche un soggetto che sia da questo punto di vista. Sapete che c'è un problema con la perenospera quest'anno? Che la provincia di Trapani rischia di essere investita
da questo la peronospora è una malattia che lo sanno, i mazzaresi lo sanno, ma alcuni lo sanno. Non lo sanno, io lo devo sanno, dire, lo sanno, è una malattia che colpisce il vigneto delle uve da vino proprio, lo sanno cosa sono. E che quindi riduce drasticamente la produzione. Cioè dire, ieri un amico mio mi ha detto una cosa bellissima, secondo me, ha detto: nella vita ognuno ha almeno una volta bisogno di un avvocato, almeno una volta bisogno di un medico, ma ogni giorno abbiamo bisogno almeno 3 volte al giorno dell'agricoltura. Di un contadino. Dell'agricoltura. Cioè dire, e l'agricoltura la stiamo facendo passare come qualche cosa di, come dire, ma è da lì che può partire nuovamente lo sviluppo del nostro territorio. Tenendo conto che noi siamo una realtà fortemente a vocazione agricola, che non è che abbiamo del sottosuolo particolare come altri regioni o come altre nazioni soprattutto. E noi è su queste cose che dobbiamo ricostruire la nostra ricchezza, la ricchezza del territorio, la ricchezza del turismo, la ricchezza enogastronomica, ecco, e da lì facciamo il festival della pasta con l'aragosta in brodo, apriamo le nostre cantine e impegniamoci, ma battendo i pugni in maniera violentissima, sempre di una violenza politica sto parlando. Secondo me dovrebbe essere un tour di tutta la provincia. Ma certamente, certamente. Ma noi siamo tagliati fuori, ecco, noi siamo tagliati fuori da tutti questi percorsi. I sindaci devono imparare a dialogare tra di loro, quindi votate le persone che hanno la volontà di dialogare, che è la prima cosa, è la cosa fondamentale, perché tutto veramente dipende da noi. Più siamo disponibili, più siamo espansivi, più siamo umili, perché l'umiltà è fondamentale. Se uno si erige a padre eterno, è normale che poi ha difficoltà di colloquiare. Quindi come vedi, Patrizia, è fondamentale. Quindi come vedi, Patrizia, sappiamo, conosciamo le problematiche del territorio, abbiamo la coscienza e conoscenza, e quindi da lì è il presupposto, ecco, allora di nuovo ci riallacciamo al discorso di prima, parlare la stessa lingua con i governi nazionali e regionali, che poi nei fatti ci possono aiutare, ma dietro la nostra capacità propositiva, perché non è che bussano alla porta e ci portano i soldi. Nessuno fa questo. No, assolutamente. Così come non bussano alla porta e ti portano il lavoro. L'isolamento non è che ti permette, cioè non è che consente, come dire, di poter arrivare a determinate fondi, a determinati fondi di investimento. L'isolamento non conduce a nulla. No, ma devi essere togli. Propositivo, devi essere lì tutti i giorni, devi essere lì a dialogare, devi essere lì a trovare, devi essere lì con competenza, con perseveranza, con testardaggine quando è necessaria, ma questo è quello. Quindi da questa breve chiacchierata, ecco, cerco di trasferirvi, ecco, quello che io penso essere il mio progetto amministrativo, ecco. E per concludere, facendo un appello ai cittadini, perché è importante votare questo progetto e quindi la persona di Pino Bianco? Ma Patrizia, io e telespettatori, io ho tracciato una linea, chi sta di qua e chi sta di là. Di qua c'è, o meglio di là c'è, chi voi oggi conoscete, di là c'è chi vi ha fatto promesse e non le ha mantenute, di là c'è chi vi fa promesse per avere la vostra attenzione, di là c'è chi vuole rompere tutto, tanto a dire io voglio vedere morto e quindi godere poi di questa tragedia, perché la morte di un comune, il fallimento di un comune, di un territorio, sarebbe una tragedia spaventosa. E di qua c'è chi invece la pensa in maniera diversa, di qua c'è chi è che non ha mai contribuito, non ha mai dato, non ha mai fatto nulla di tutto questo, c'è chi è che non ha mai succhiato, ecco, alla mammella della politica, c'è chi è, si è preso una valigia tanti anni fa, è andato fuori per cercare di imparare una professione e che poi è tornato nella sua Sicilia, nella sua Mazzara, per mettere a disposizione dei propri concittadini quello che ha imparato. E allora oggi bisogna fare una scelta, quindi la scelta è questa: chi sta di qua, chi sta di là, non l'uno contro l'altro, mai, ma cittadini mazzaresi, oggi dovete scegliere.
Quindi se quelle cose che io vi ho appena detto, se credete che questa sia la strada giusta, se pensate che io in un qualche modo sto interpretando la vostra idea di amministrazione, vuol dire che siamo diventati un'unica cosa, e allora vuol dire che Pino Bianco è pronto per fare il vostro sindaco, vuol dire che voi siete pronti con Pino Bianco per fare rinascere la nostra città. Bene, io allora vi ricordo che venerdì 23 maggio alle ore 19:15 in Piazza della Repubblica il dottore Pino Bianco, candidato come sindaco della città di Mazara del Vallo col Partito Democratico, con l'UDC e con i Cittadini Liberi, vi aspetta per questo momento di comizio, di chiusura di campagna elettorale. E vi dico anche che state attenti a chi vi ha illuso, confuso, deluso e tradito, perché se lo ha fatto una volta lo farà un'altra volta. E non credo sia il caso di continuare a perdere. Grazie a tutti per essere stati con noi, al dottore Pino Bianco grazie per aver discusso con noi. Grazie, buonasera a tutti.